Se il vostro lui è innamorato della pizza, oltre che di voi, perché non prepararne una in casa con le nostre mani? Sì ragazze, io non sto parlando di una classica e banalissima pizza. Visto che si sta avvicinando San Valentino ed il filo conduttore è rappresentato dai cuori e dalla dolcezza, ho ben pensato di realizzare una pizza dolce a forma di cuore, da consumare come dessert. Vediamo l'idea. Ingredienti per due cuori di pizza. 330 g circa di farina Manitoba. 70 ml di latte, 100 ml di acqua, 6 g di lievito di birra fresco oppure 2 g di lievito di birra secco, 50 g di zucchero, 50 g di burro, un pizzico di sale e scorza grattugiata di un limone bio. Per la farcitura, 200 g di confettura di fragole, 50 g di cioccolato bianco in scaglie, 100 g di fragole, 50 g di mirtilli neri e qualche foglia di menta. Iniziamo con la preparazione. Facciamo una sorta di lievitino, un po' diverso dal solito. Allora, nell'acqua tiepida sciogliamo il lievito di birra fresco, oppure vanno bene, come vi ho detto prima, 2 g di lievito di birra secco. Mettiamo un cucchiaino di zucchero per attivare i lieviti. Mescoliamo con un bastoncino di legno. Ora, facciamo un solco in mezzo alla farina Manitoba, versiamo l'acqua con il lievito disciolto, mescoliamo un pochino in modo da inglobare una parte di farina, ma proprio poco poco, vedete che deve rimanere liquido. Basta così. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare in un ambiente tiepido per circa mezz'ora o un'ora, fino a quando il lievitino sarà a gonfio. Dopo circa mezz'oretta di riposo, vedete che il lievitino si è un po' gonfiato. Nel frattempo, che cosa ho fatto? Ho scaldato il latte insieme al burro e adesso andiamo a scioglierlo, mescolandolo così con un cucchiaino. Sto aromatizzando la farina con della scorza di limone grattugiata. Uniamo pure il nostro latte tiepido con il burro. Uniamo poi lo zucchero rimanente ed un pizzico di sale. Mescoliamo per bene il tutto, prima con il cucchiaio di legno e poi a mano. Se necessario andremo ad aggiungere anche un altro po' di farina, fino a quando il composto sarà liscio, morbido e vellutato. Ho lavorato a lungo il mio impasto per circa 10 minuti. Adesso, come procediamo? Stendiamo la pasta. Prima la apriamo un pochino con le mani, così. E poi con il matterello la stendiamo ad uno spessore di circa un centimetro o poco meno. Adesso, qui ho steso lo sfoglio, che non è regolare. Vi faccio vedere due versioni, per chi ha lo stampo a forma di cuore e per chi non ce l'ha. Abbiamo detto prima che le dosi sono per due cuori dal diametro di circa 18-20 cm. Prima andrò a realizzare a mano un cuore sullo sfoglio che ho steso. Quindi prima faccio il segno, poi vado ad inciderlo. Ecco qui, ho dunque ritagliato il cuore che vado a sistemare su una leccarda. Con i ritagli rimanenti vado a impastarli nuovamente e poi andrò ad inserire la pasta dentro allo stampo a forma di cuore. Abbiamo così realizzato i nostri due cuori. Adesso farciamo con della marmellata di fragole che simulerà l'effetto passata di pomodoro. Perché, mi chiederete voi giustamente, metto già adesso la marmellata? Per evitare che la pasta lieviti eccessivamente. Ora lasciamo lievitare in un ambiente tiepido per circa 2 ore. Le nostre pizze sono perfettamente lievitate, molto soffici e morbide, vedete? Adesso ho preriscaldato il forno a 180 gradi, funzione statico, andiamo ad infornare per circa 20 minuti, dopodiché continueremo con la farcitura. Dopo 20 minuti ho rimosso le due pizze dolci velocemente, attenzione a non ustionarvi, e poi andiamo a sistemare un po' di truccioli di cioccolato bianco che fonderanno lentamente e fungeranno da mozzarella.
Inforniamo ancora per altri 5 minuti, dopodiché rimuoveremo le pizze dal forno e le lasceremo intiepidire un 10-15 minuti prima di farcirle con la frutta fresca. Ho lasciato intiepidire le nostre pizze dolci e poi le ho farcite, o meglio, ne ho farcite solo una che vi faccio vedere il risultato finale. Questa è solo la base con la finta mozzarella e adesso mettiamo i mirtilli neri, così sembreranno olive. Poi mettiamo le fragole che fungeranno invece da pomodorini e anche qualche fogliolina di menta che sembrerà basilico. Dedicate con tutto il vostro cuore questa bella pizza dolce al vostro amato e se non siete innamorati, beh, dedicatele a voi stessi. Io sono innamorata pazza di me. Impariamo ad amarci un po' di più in questo modo e vivremo bene non solo con noi stessi ma anche con gli altri. Anzi, sapete adesso che cosa vi dico? Vado dal fiorista a comprarmi una bella rosa rossa per me.